appuntamento on the road. Oggi vi racconto quello che è accaduto in commissione ieri. Abbiamo avuto l'audizione del sottosegretario Legnini con delega all'editoria. È venuto in commissione cultura, istruzione e scienza a parlare dei fondi per l'editoria. Fondi per l'editoria che, a dire del sottosegretario, sono pochi spiccioli, che magari andrebbero anche aumentati, visto che comparandoli con i fondi diretti e indiretti delle altre nazioni europee, lui dice tutte le nazioni democratiche più importanti, diceva Legnini ieri, comparate con queste nazioni sarebbe anche pochi soldi. In realtà Legnini ci presenta in relazione una tabella di confronto del 2008, molto aggiornata, quando noi abbiamo uno studio di comparazione ottenuto dal Centro Studi della Camera, che prevede una comparazione aggiornata al 2013, dove mostra, al contrario della sua tabella, che ad esempio la Gran Bretagna non ha finanziamenti diretti all'editoria. Quindi forse o la Gran Bretagna non è un paese democratico, oppure è possibile un pluralismo dell'informazione, un'informazione che sana, che riesce a essere anche cane da guardia del potere senza i finanziamenti pubblici all'editoria diretti, o forse proprio grazie al fatto che non ci siano finanziamenti pubblici diretti. Comunque, nella relazione del sottosegretario abbiamo trovato tante inesattezze, come quella che afferma il sottosegretario, l'inesattezza che non ci siano attualmente finanziamenti all'editoria digitale, cosa non vera, perché nel decreto legislativo del 2012, le norme transitorie del finanziamento diretto e indiretto all'editoria, si parla di sostegno all'editoria digitale. Quindi o il sottosegretario Legnini è poco aggiornato o cerca di manipolare la realtà, ma aspetteremo, diciamo, il ritorno in commissione, la prossima audizione, dove le forze politiche, compreso il Movimento 5 Stelle, risponderanno in modo puntuale alla sua relazione, che parla anche dei diritti si ha e del diritto d'autore, quindi anche su quello esprimeremo la nostra posizione e cominceremo a costruire fortemente una vera proposta politica sul finanziamento diretto e indiretto all'editoria, che secondo noi va abolito, ma non perché abbiamo una posizione di bandiera o una battaglia ideologica e demagogica, ma perché la sosterremo con tesi molto forte e concrete. Buona giornata e una giornata a 5 stelle a tutti. Ciao!